C'è una carenza di organico di 45.000 uomini nelle forze dell'ordine, 18.000 solo nelle forze di polizia. Quindi Librandi dovrebbe prima guardare realmente i numeri. Noi oggi abbiamo incontrato i sindacati delle forze dell'ordine, sono disperati per i tagli, per la mancanza Troppo di uomini, per la tardi. mancanza di mezzi, per la mancanza di Certo. equipaggiamento e dal Presidente del Consiglio, dal Ministro Alfano, non abbiamo ancora sentito una parola chiara per poter mettere soldi sulla sicurezza e l'ordine pubblico. Mi permetta di dire, prima ho sentito che qualcuno chiamava il cittadino di Merano. No, quello non è un cittadino, quello è un terrorista e mi permetto di dire di più, quello è un profugo. Quel terrorista di Merano è entrato in Italia su un barcone e lo Stato italiano garantiva un appartamento e garantiva a lui e alla sua famiglia sussidi sociali per 2.000 euro. Ce lo siamo coccolati, abbiamo coccolato il terrorismo e il terrorista nelle nostre case, alla faccia di quelli che dicevano che la Lega era visionaria quando diceva che il fenomeno dell'immigrazione clandestina poteva e rischiava di essere strettamente collegato col terrorismo. Abbiamo sempre sostenuto, attenzione, perché con Racconti un sacco di l'immigrazione balle. clandestina rischia di essere uno strumento che porta il terrorismo a casa nostra e Merano, la vicenda di Certo, Milano, certo. purtroppo ce lo conferma. Hai bloccato gli stipendi per 6 anni. Se posso Sì, dire, sì. all'imam di Segrate, abbiamo ascoltato delle follie. Guardate che una religione che uccide in nome e per conto di un Dio non è una religione di pace, non è una religione moderata, è una religione di guerra, una religione che Quello che ho considera gli detto io. occidentali Quello che ho cani detto io. infedeli, una religione che considera l'infedele un nemico, o viene convertito o viene ucciso, non è una religione di pace, non è una religione moderata. A me piacerebbe, ma purtroppo non è così. E chiedo all'imam di Segrate, perché le comunità islamiche presenti in Italia, come tutte le confessioni non religiose presenti nel nostro paese, non sottoscrivono le intese con lo Stato italiano, ovvero sottoscrivere le intese con lo Stato italiano significa riconoscere i principi, i valori, le regole, la tradizione, riconoscere il crocifisso, quel crocifisso che Librandi sta esponendo, che qualcuno vorrebbe addirittura togliere dalle nostre scuole, non è semplicemente un simbolo religioso, è il simbolo del mondo, della società occidentale che rappresenta la nostra storia, la nostra identità, che rappresenta quel mondo, quella Che civiltà strano, occidentale continuate che a in parlare questi giorni è contro il stata messa Papa, sotto non lo so. attacco Che la e che noi Francia ha dobbiamo fatto un difendere. Mi errore, cioè, ma piacerebbe sentire secondo me è l'imam di stata la Segrate che legge. cosa ne Però se mi fa pensa. Fermatevi rispondere, un attimo.